terza giornata del campionato di calcio a 7 over 40. Real Lambrate e Tocca Elite cercano i primi punti nel girone A. Al quinto Gallo ruba palla e con una puntata velenosa impegna Virgilio in due tempi. Al decimo Sceusa la sblocca sugli sviluppi di un corner con un missile da fuori area di terrificante potenza. Passano 5 minuti e Gallo raddoppia con un delizioso pallonetto sull'uscita di Virgilio. Poco dopo occasionissima per Tocca Elite, ma Frate Enrico non approfitta della porta sguarnita e calcia al lato. Allo scadere del primo round Frate Enrico scarica al centro un buon pallone, ma Colombelli è in ritardo per il tap-in. La ripresa si apre con assist di Chiesa per la sforbiciata di Gallo che termina alta. Al settimo Chiarelli prova quasi da metà campo a sorprendere Braccia senza successo. E allora, 3 minuti dopo, Fraderico da calcio d'angolo ci prova, ma il pallone si stampa clamorosamente sul palo. La sfortuna perseguita Tocca Elite quando Galluzzo centra la traversa dall'angolo di destra. Al 14esimo Sceusa si gira come un falco e col mancino firma il 3-0 aiutato anche dal palo. Poco dopo c'è gloria anche per Chiesa che prima centra il portiere in uscita, poi ribadisce rete con precisione. A 5 dal termine assist al bacio di Chiesa per Gallo che firma il 5-0 sull'uscita del portiere. Allo scadere Gallo si porta a casa il pallone saltando il portiere in uscita per la tripletta personale. Real Lambrate così festeggia i primi 3 punti in campionato, mentre Tocca Elite resta a quota 0. Allora, siamo con Andrea Chiesa, Real Lambrate. Per la serie ci volevano le telecamere di Sportal Channel per farvi vincere una partita, oggi di tua 6-0, forse anche troppi gol. È un miracolo, perché tutte le volte che venite a riprenderci non vinciamo mai, quindi direi proprio un miracolo. Comunque, oggi bene, anche se contati, senza portiere, però siamo andati bene, finalmente una buona vittoria. Vittoria con esperienza, con intelligenza, avete gestito il fatto che non avevate nessun cambio, appunto senza portiere di ruolo, quindi direi... A volte si gioca più umili, forse anche meglio. Assolutamente sì. Poi chiaramente un po' di esperienza ci vuole, qualche giochino, insomma, per perdita di tempo come si fa di solito, però diciamo bene, dai. Poi hai messo un gol, diciamo, sempre con l'esperienza. Si vede che ha giocato tanti anni allo sport, ha imparato qualcosa. Sì. Proprio così, caramola, tiro gol, sembra un gol da biliardo. È vero. Ogni tanto segno anch'io, di culo, ma segno anch'io. Bravo, grazie, complimenti. Forza Real Lambrate, ciao. Grande.